Prego, Vincenzo. Va bene. Buon pomeriggio a tutti. Chiederei cortesemente al team informatico di far partire le slide. Conto, diciamo così, di concentrarmi sugli argomenti del titolo. Vedete questo titolo, Mission Fabi sui fondi pensione. Abbiamo dato questo titolo, naturalmente noi come Fabi abbiamo una mission di fondo che è quella della rappresentanza della categoria. Svolgimento del tema previdenza complementare. Vediamo allora su questo tema come possiamo essere impegnati e come possiamo rappresentare al meglio la categoria. Quale può essere la definizione di una mission della Fabi? La mission viene definita come l'insieme degli obiettivi a lungo termine di un'azienda, di un ente, di un'istituzione. Quindi, diciamo così, il concetto è la definizione degli obiettivi a lungo termine che noi ci possiamo definire, ci possiamo dare su questo capitolo alla nostra azione di rappresentanza della categoria dei bancari. Per definire che cos'è questa mission, cominciamo a concentrarci sul fatto che la questione della previdenza complementare, del welfare, così detto in generale, riguarda il 100% dei lavoratori della categoria. Non è che riguarda un pezzo di categoria sì e un pezzo di categoria no. E quindi come organizzazione di rappresentanza dei lavoratori, come organizzazione, come prima organizzazione di categoria, credo che diciamo, ci abbiamo il ruolo di interpretare possibilmente, io credo che le facciamo meglio delle altre organizzazioni, quello che sono i reali bisogni, bisogni profondi della categoria. Partiamo da qui brevemente. Per fare, diciamo così, medicina, no? Se c'è una persona che si presenta dal medico, naturalmente la prima cosa che si devono capire sono i sintomi, poi si fanno degli esami, poi si fa una diagnosi e poi si somministra la terapia, no? Allora, quindi, utilizzando questo termine, partiamo da qui. Com'è la situazione della previdenza nel settore del credito oggi? Io chiuderò tutta questa carrellata con i risultati che noi abbiamo portato a casa nel contratto nazionale che abbiamo firmato a fine novembre. Ma diciamo ci dobbiamo dare anche un'idea delle opzioni di programma di azione per il prossimo periodo. Noi non possiamo mai stare seduti sugli allori. Ieri Lando, nella sua relazione, a un certo punto ha preso un pallone e ha detto: e adesso ve lo lancio perché tocca a voi. Ma attenzione che qualcuno ha detto nel campo avversario: no, no, lui l'ha passato al resto della squadra. Allora io sto pallone che qualcuno si è fregato ieri, ma insomma adesso me lo prendo io per un attimo e diciamo così lo rilancerò, no, con attraverso queste riflessioni al resto della squadra, che siamo tutti quanti noi insieme, nessuno di noi si sottrarrà poi a giocare la partita per arrivare a buttare la palla alla fine nella porta avversaria, cioè raggiungere un risultato. Allora capiamoci su qual è la situazione oggi. La situazione della previdenza complementare oggi discende da qui. Quando sono state fatte le riforme all'inizio degli anni 90, la cosa principale non è il sistema retributivo, contributivo, lo spostamento delle finestre, eccetera, ma che sulla previdenza complementare è stato definito il meccanismo del passaggio da ripartizione, da prestazione definita, al sistema che si chiama contribuzione definita, cioè gli zainetti, no? Ormai quasi tutti i nostri fondi pensione sono organizzati così. Ecco, però il problema di questo sistema è questo, e cioè che viene riversato su di noi, sul singolo,
la necessità di costruire la propria posizione. Cioè, quando c'era nelle nostre banche, io sono entrato in banca prima del 93 e sono stato iscritto d'ufficio al fondo pensione, non è che mi hanno chiesto, e c'era scritto cosa avrei preso alla fine, un po' come l'INPS, no? Cioè, non è che io all'INPS ho lo zainetto individuale. Bene, prima c'era questo sistema dove la contrattazione nei fondi pensione decideva quindi la prestazione finale, adesso invece viene riversato sul singolo la necessità di informarsi e di costruire la posizione. Mi iscrivo o non mi iscrivo? Dove verso i soldi? Quanto ci verso? Che fiscalità avrò? Come è meglio investirli? No, prudente, azionario, assicurativo, tutte queste robe qui. Quindi è cambiato il paradigma. Dal 93 è cambiato il paradigma, ricade sul singolo la necessità di informarci. Cioè, questo è il vero paradigma, secondo me, che è cambiato, al di là delle regole. Ecco, allora, quindi, siccome la situazione è questa, ecco, guardate qui, questa è un'altra delle situazioni che riguardano invece la pensione INPS. Allora, questa roba qui, vedete che non è un calcolo nostro, è la Ragioneria Generale dello Stato. L'ultima relazione, quella di giugno 2023, dice che secondo la Ragioneria Generale dello Stato, nel 2030 i dipendenti privati avranno un livello di copertura, pensione rispetto allo stipendio, del 68%. Ma nel 2040 scende al 59%. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, io adesso non ho un puntatore, ma vedete invece la parte giù, dove si dice tassi di sostituzione lordi con previdenza obbligatoria e complementare, previdenza obbligatoria più complementare, io invece di arrivare al 59% nel 2040 riesco ad arrivare al 68,5. Piccolo problema, che ci stiamo illudendo. Perché per arrivare al 68,5 significa che io tutti i soldi che ho nello zainetto li devo convertire in rendita. La vostra esperienza dei colleghi, cos'è che fanno oggi i colleghi? Convertono in rendita quanti? L'1%? Cioè oggi i colleghi ritirano tutti in capitale, o siccome negli ultimi anni c'è la RITA, ma la RITA sempre ritira in capitale in pochi anni perché mi costa di meno dal punto di vista fiscale, ma quindi diciamo la RITA e il capitale è la normalità. Allora, secondo voi, da qui a 15 anni, cambia radicalmente il comportamento delle persone? Secondo me ci stiamo illudendo. La Ragioneria Generale dello Stato sta dando dei numeri che sono numeri per illuderci, per non farci capire che c'è un problema, perché secondo questi numeri io nel 2040, invece di scendere al 59%, scendo soltanto al 68%. Ecco, allora guardate che il 2040 è oggi, non è fra 16 anni. Ricordatevi che questi invece sono i nostri calcoli, sta slide vi ho annoiato già in due occasioni. Queste sono situazioni concrete, calcoli reali. Abbiamo delle situazioni di questo tipo. Gente reale, estratto conto reale, vero, calcolo contributivo, oggi 39% rispetto all'ultimo stipendio. Se io ho il calcolo del contributivo puro. E chi sono i contributivi puri? Guardate un po' questa slide, quanti sono? Questo è un campione, sapete che nei mesi scorsi abbiamo svolto nel nostro settore, sono tutti bancari, bancari in servizio, le indagini di clima, sul clima aziendale. Siamo a oggi a un campione di 6.688, quindi quasi 6.700 lavoratori. Quella è la distribuzione. Vedete che c'è un 40% di lavoratori ultra cinquantenni. Il grosso sta lì, no? Vedete la penultima, gli ultra sessantenni sono 5 e rotti per cento. Questa è una media di sistema, eh?
Poi se vediamo sulle singole banche, magari, che ne so, la banca X che sta in un capoluogo in Toscana, diciamo ci sono meno giovani, no? Qualche altra banca ce ne sono di più, ma questa è una media di sistema. Ecco, però attenzione, guardate la somma delle persone che stanno sotto i 50 anni. Stiamo oltre il 50%, stiamo al 53%. Perché vi indico gli under 50? Perché questi sono i contributivi puri, sono già oltre il 50% della categoria. Non sono il 40% come avevo, come diciamo così, sensazione su campioni più limitati. Oggi noi dobbiamo prendere coscienza come organizzazione che i contributivi puri sono già oltre la metà della categoria dei bancari. E allora significa che ce ne dobbiamo fare carico, naturalmente ci dobbiamo fare carico anche di quegli altri 45% che sono gli iscritti storici, quelli che oggi sono la realtà del presente effettivo come numerica, però questo è il nostro futuro immediato. Chi ha 49 anni oggi, nel 2040 ci avrà 67 anni. Anche se andati in esodo, poi andrà in pensione al termine dell'esodo. Allora, questi sono i contributivi puri, sono il 50%, più del 50% della categoria oggi. Allora, il 2040 è oggi, dobbiamo cominciare a lavorare con urgenza oggi, perché altrimenti non si costruisce niente se cominciamo a lavorare nel 2039. Bene, allora... questa roba qui ve ne ho già accennato, no? Cioè diciamo siamo a oltre il 50% di contributivi puri, diciamo così la metà dei presenti o la metà della categoria se fra i presenti non fosse così. Pensioni INPS, c'è un altro problema, dati INPS, la differenza delle pensioni fra uomini e donne al 31/12/2022 come media del paese Italia, quindi questi non sono i bancari, è meno 43% come importo della pensione delle donne rispetto agli uomini. E se sto meno 43% poi fosse contributivo puro, capite che abbiamo un problema. E il problema è generalizzato, ma è più focalizzato sulle donne che sugli uomini. Questo è il mondo del lavoro in generale. Come siamo messi nel nostro settore sulle donne? Indagine di clima che siamo aggiornato a metà dicembre, guardate lì, gli uomini sono in percentuale molto maggiore quadri direttivi, le donne sono in percentuale molto maggiore sulle aree professionali, quindi il gender gap, il gender pay gap come viene chiamato, cioè il gap retributivo fra uomini e donne, cioè non è che non è il contratto nazionale, stiamo ancora agli anni 50 quando c'era la tabella diversa fra uomini e donne, ma abbiamo una situazione di fatto così. Stiamo parlando dei grandi gruppi bancari, non stiamo parlando, c'è anche la Popolare di Sondrio là in mezzo, ma il problema è a livello di media di sistema, mentre i grandi gruppi bancari sulle numeriche vanno quasi col manuale Cencelli, cioè siamo a 49-51 a favore dell'uno o dell'altro, il punto è che però la distribuzione delle retribuzioni è ancora così. Ecco, allora quindi stiamo al termine della rilevazione dei sintomi per fare la diagnosi. Allora, com'è la situazione? Vista quella situazione lì, vediamo come possiamo definire la nostra mission. Abbiamo diverse problematiche, no? Cioè, da quel tipo di situazione derivano diversi tipi di problematiche. Uno, abbiamo capito che viene riversato sul singolo la necessità di informarsi. Abbiamo capito che col fondo pensioni non è che al termine avviene tutto in automatico, dobbiamo decidere noi quanto ci versiamo, dove lo versiamo, quanto renderà, che fiscalità avrà, eccetera. Ma il lavoratore, nella nostra esperienza, è in grado da solo di fare questo tipo di situazione? Cioè conoscenza previdenziale, conoscenza finanziaria, magari sì.
Conoscenza normativa, anticipazioni, familiari a carico, reintegri, eccetera, conoscenza degli effetti fiscali della previdenza nel durante e alla fine, prestazioni accessorie dei fondi, invalidità, premorienza, long term care, che può stare nei fondi pensione, a mio avviso, meglio che nelle casse di assistenza, perché io posso ritirare pure tutta la posizione del fondo pensioni e restare iscritto per la sola LTC fino a 100 anni di età. Alcuni fondi pensione ce l'hanno già la LTC all'interno delle prestazioni del fondo pensioni. Ricordo in particolare un paio del gruppo UBI, uno in cui c'ero dentro io, fondo Brebanca, un altro era quello dove era iscritto l'ANDO. Ecco, allora quindi diciamo, sta roba qui sono un problema della categoria, una necessità della categoria. Una seconda necessità della categoria è l'insufficienza delle risorse destinate alla costruzione della rendita. In alcune banche ancora oggi abbiamo una contribuzione datoriale poco significativa, in altre abbiamo una contribuzione più robusta, ma sostanzialmente abbiamo un problema della destinazione alla rendita. Come facciamo a colmare questo gap? E questo è il secondo tipologia di problema. Attenzione particolare poi in questo campo va prestata ai contributivi puri alle donne. Bene, allora, quindi diciamo, capiti i problemi, capiti dove ci sono i gap, cosa possiamo fare noi? Qual è la nostra mission su questo campo? E lo dico avendo preso il pallone che aveva lanciato l'ANDO, l'ho preso per un attimo io, lo rilancio a tutti noi, così giochiamo insieme, no? Bene, allora, le possibilità che noi possiamo avere come organizzazione sindacale, scusate, ma magari... Allora, sono le seguenti. Uno, leggo bene anche da lì, non lasciare nessuno solo. Non lasciare nessuno solo di fronte alla necessità di informazione per le scelte necessarie all'inizio della vita lavorativa, nel durante e nel post. Cosa significa? Se io ho l'auto che capisco che c'è un problema e vado dal meccanico, mi aspetto che il meccanico mi presti assistenza. Bene, il meccanico siamo noi. L'iscritto ci ha dato fiducia. E se noi come organizzazione ci attrezziamo in questo campo, cioè il collega che viene da noi, il collega che ci ha dato di fiducia o di cui vogliamo conquistare la fiducia, perché come si diceva la fiducia ce la conquistiamo sul campo, credo che questo possa aver diritto ad avere delle risposte da parte nostra e poi vedremo come facciamo a costruire queste risposte nelle nostre strutture. Vediamo... diciamo l'altro pezzo, possibili linee di azione, cioè una gamma di possibili azioni per declinare la realizzazione di questa mission, no? Allora, uno, nelle strutture sindacali, quindi colmare la lacuna di tipo informativo, di tipo assistenziale, assistenza agli aderenti. Potenziare la formazione e la formazione dei quadri sindacali, cioè noi dobbiamo nel prossimo futuro, ricordatevi che il 2040 è oggi, anche dai dati della Ragioneria Generale dello Stato, che secondo me sono ottimistici, ma il 2040 è l'anno in cui si cade dal, diciamo, del 10% in meno delle prestazioni IMSS. Allora, informare e formare i quadri sindacali perché almeno possano dare le risposte di base ai colleghi. Sta cosa qui la possiamo fare con la formazione, con, diciamo così, la costruzione però anche di, all'interno delle nostre strutture, che siano i coordinamenti o che siano i SAB, la possibilità di fare assistenza ai colleghi. Guardate che è una cosa che è organizzativamente molto appagante. Se noi accompagniamo i colleghi in queste fasi, non ho bisogno di spiegare cosa significa organizzativamente appagante.
Noi abbiamo una parte delle nostre strutture che fa, noi lo facciamo per esempio a Pavia, facciamo venire l'iscritto al SAB, gli diciamo vieni con le credenziali, ti faccio io le simulazioni sul fondo pensioni per le varie tipi di scelte. E quando quelli se vanno da lì sapendo che con la scelta A o con la scelta B risparmio 30.000, 40.000, 20.000 euro di tasse, capite che si iscrive da esodato e poi da pensionato, insomma. No? Due, noi in quel momento gli spieghiamo cosa succede con la pensione INPS e cosa succede con il fondo pensioni. Quando andiamo a raccogliere le domande di pensione dei colleghi, prendiamo l'abitudine di chiedergli anche che cosa hanno fatto o se hanno già fatto per il proprio fondo pensioni, perché molti colleghi in quel momento diranno sì, ho bisogno, parliamoci. Bisogna quindi costruire queste robe qui. Ultima linea di questa slide, il Dipartimento Welfare è a disposizione di tutte le strutture per costruire all'interno, che siano i coordinamenti o che siano i SAB, questo tipo di livello di assistenza. Significa che vi mettiamo in condizione di pescare, non che diciamo così, salvo tutti i casi particolari naturalmente, diciamo così, di fare l'assistenza diretta a noi. Ecco, però questa è la parte che va a coprire il gap informativo dei colleghi, cioè se i colleghi devono decidere cosa fare, quanto verso, se vado oltre, insomma ho bisogno di avere informazioni. Ma poi il secondo livello è la gamma di opzioni di quello che noi possiamo fare nella nostra azione sindacale, cioè ripeto, il pallone ce lo giriamo fra di noi e giochiamo insieme in squadra, è una gamma di opzioni, ma ricordiamoci tutti quanti che noi abbiamo queste possibilità. Uno, ricordiamocene, quando andremo a fare contrattazioni. Allora, necessità di potenziare la contribuzione alla previdenza complementare, soprattutto per i contributivi puri e le donne. Oggi voi sapete che in molti gruppi, in molte banche, abbiamo i contributi datoriali al fondo pensione per i giovani che sono più bassi degli anziani. È così in molti gruppi. Su questa cosa qui è bene che ci si focalizzi quando facciamo le nostre rivendicazioni, perché è paradossale che chi sta ancora col sistema retributivo, quindi con una pensione misto, diciamo, con una pensione INPS più decente, abbia il contributo al fondo pensione più elevato e quello che sta col contributivo puro abbia un contributo datoriale più basso. Quindi focalizziamoci, non c'è niente di facile. Ci dobbiamo dedicare sforzi e energie durante la contrattazione. Non sto dicendo che giocare la partita è facile, però se non ci focalizziamo su queste tematiche non arriveremo mai al risultato. Due, si può immaginare anche di prevedere gli importi premiali quando si fanno gli accordi sui premi di produttività, che significa che se un lavoratore, l'accordo dovrebbe poter prevedere che se un lavoratore versa non in generale a welfare ma a fondo pensione può avere una maggiorazione. E il problema è che questa cosa qui può essere, diciamo, decisa durante le trattative per il premio di produttività. Può essere decisa come destinazione magari soltanto per i contributivi puri delle donne, una cosa del genere. Ripeto, niente di facile, ma qui c'è un problema. Questi qui hanno la pensione contributiva pura e hanno pure il contributo datoriale più basso degli anziani. Andando avanti, è una questione che sembra nuova nella contrattazione collettiva, ma che ormai si può fare dal 2017, è la possibilità di prevedere quella che la COVIP chiama contribuzione contrattuale. Che cos'è la contribuzione contrattuale? È la possibilità che nel contratto, che sia di primo livello o di secondo livello,
Ci abbiamo tentato nel contratto nazionale, che è un contratto che ha portato dei risultati e più che eccellenti, no? E poi vi farò vedere pure i riflessi sulla previdenza complementare del contratto nazionale, che ci serviranno a mio avviso anche da spendere anche questi nelle assemblee che terremo nei prossimi periodi. Ecco, però il punto è: proviamoci nei gruppi, proviamoci nella contrattazione del secondo livello. In molti dei grandi gruppi ci sono già il 99% dei colleghi che si iscrivono al fondo pensione. La contrattazione, la contribuzione contrattuale significa che invece di aspettare che sia il collega a iscriversi, e voi sapete che ci sono delle aziende dove invece non ci sono iscritti a fondi pensione, banche, filiali italiane di banche estere, banche italiane dove magari non c'è una forza sindacale molto alta, il livello di adesione alla previdenza complementare è molto più basso della media. Ma se io lavorassi in Intesa, in Unicredit, dove già il 99% dei colleghi sono iscritti, vado dall'azienda e gli dico: facciamo che quando uno viene assunto gli si versano l'X% sul fondo pensioni. Questa è l'adesione contrattuale. Niente TFR d'ufficio, niente trattenuto dalla busta paga d'ufficio, ma noi prevediamo che al lavoratore vengono versati dei contributi dall'azienda. Deve essere il lavoratore a dire: non li voglio sti soldi. Voi capite che è come se un lavoratore dicesse: ma hai dati buoni pasta, ma prende e li butto nel cestino. Di solito se si fa così, la Covid lo ha ammesso, ecco, allora questa cosa può sembrare nuova, ma guardate in fondo, negli altri settori che hanno cominciato dal 2017 a realizzarla, l'hanno già realizzato in tanti settori per un totale al 30 giugno 2023, dati MEFOP, no, dati COVIP, MEFOP, gli operatori del settore previdenza lo conoscono bene, che è in mano al Ministero dell'Economia, per capirci. 2.500.000, 2.482 lavoratori hanno già l'adesione contrattuale. Chi sono? E sono questi qui. Enel, edili, guardate gli edili, hanno fatto il primo accordo, sono i muratori per capirci. Avevano nel 2017 il fondo, aveva 40.000 aderenti, un anno dopo ce ne aveva 400.000 con l'adesione contrattuale, al 30 giugno 2023 ha 1.234.000 aderenti. Naturalmente non hanno grandi spazi economici, però hanno cominciato a costruire le posizioni di questi lavoratori al fondo pensioni. Vengono iscritti d'ufficio. Nella sanità la situazione è tale dal 2019, destinatari solo i nuovi iscritti, no, i nuovi assunti, e quindi hanno un tasso di adesione che sta crescendo, ma diciamo solo i nuovi assunti hanno la contribuzione contrattuale, non solo gli storici che avevano già 20 anni, 30 anni. No? Guardate una cosa, qui non c'è questo dato. Il fondo Astri, per esempio, i dipendenti dell'autostrade, strade, trasporti, infrastrutture, ha 18.667 aderenti. Sapete che tasso di adesione ha? Dati Covid, 100%. Con l'adesione contrattuale alcune categorie hanno superato il tasso di adesione che era il più alto di tutto il mondo del lavoro, del settore del credito. Allora, questa situazione qui, se non cominciamo a immaginare che riguarda i contributivi puri, riguarda le donne, non possiamo accettare che le aziende gli spieghino, gli facciano capire, oppure non gli danno i moduli per iscriversi al fondo pensione, così risparmiano sul costo del personale. Cominciamo a lavorarci nei nostri gruppi, nelle nostre aziende. Quando avremo cominciato a costruire qualche precedente, ci lavoreremo anche sugli altri. L'abbiamo visto in questo periodo con questa storia degli assegni ad personam, ma che quando uno ha detto che non li assorbiva, poi sono arrivati a oggi quasi tutti gli altri. Bene, allora abbiamo finito. Questa è l'ultima slide. Mi sembrava utile chiudere queste riflessioni che ho messo a fattor comune e che, su cui non voglio tediarvi con ulteriori, diciamo così, dettagli, perché non vorrei avere sulla coscienza qualche caduta di zuccheri data l'ora, insomma, che si approssima all'ora di cena. Ma sostanzialmente, però, questa cosa qui, di questa slide, volevo
mi sembrava utile metterla a fattor comune perché secondo me è utile che la conosciamo noi e potrebbe essere utile anche spendere nelle assemblee. 435 euro. Che cos'è che succede veramente oltre ai 435 euro? Senza considerare, diciamo, che abbiamo allargato la base di calcolo del TFR, facciamo finta che questo non sia avvenuto. Con 435 euro mensili in busta paga, succede che il TFR è il 6,91%, fate i calcoli da soli, 6,91% su 435 sono 30 euro mensili, 30,06, cioè ogni mese mi maturano 30 euro in più di TFR. Se sono un assunto dopo il 28 aprile 93, sti soldi vanno nel fondo pensioni. Naturalmente sono soldi miei, su una posizione individuale, se voglio faccio anticipazione, se voglio, ma oltre ai 435 euro ci sono altri 30 euro di TFR mensilmente. E poi, se nella grandissima parte dei casi, la contribuzione, se c'è una contribuzione datoriale, come c'è quasi dappertutto, no? Ci sono altri soldi che maturano sulla contribuzione datoriale al fondo pensioni, perché la contribuzione datoriale al fondo pensioni quasi dappertutto matura sulla stessa base imponibile del TFR. Quindi, se facessimo un esempio, la contribuzione può essere il 2%, il 3%, il 4%, ovviamente ogni azienda, ogni gruppo ha i suoi livelli di contribuzione, ma facciamo l'esempio con un 3,5%. Se io avessi una contribuzione datoriale del 3,5%, che è un livello abbastanza medio, no? Che cosa maturerebbe? Maturerebbe altri 15,22 euro mensili. Quindi significa che il contratto nazionale, oltre ai 435 euro, ci porta al lavoratore altri 30 euro di TFR che probabilmente vengono versati al fondo pensioni e altri 15 euro, cioè totale 45 euro circa mensili. Poi c'è il contributo datoriale, il 3 o il 4, è chiaro che quel 15 euro può modificare qualcosa. Ma insomma, ecco, il nostro contratto nazionale è 435 euro più 45. Ok? Questo è il livello fino in fondo di ciò che sono gli effetti e questi vanno a previdenza complementare. I lavoratori, ricordatevi che se li vogliono monetizzare perché hanno delle esigenze di liquidità, possono fare l'anticipo del 30% senza giustificazione o per acquisto caso, per spese mediche, ma sono soldi che vanno sulla posizione, su un conto del lavoratore. Allora, questo sono un po' una carrellata di diagnosi, di definizione di quale può essere la nostra mission sulla previdenza complementare. La facciamo sul concreto, sull'analisi della categoria, dell'età media per fasce di età dei lavoratori, della loro situazione pensionistica di base e di quello che noi facciamo, possiamo fare attraverso la contrattazione collettiva e attraverso l'assistenza, attraverso le nostre strutture. Allora, io spero di non avervi annoiato. Queste slide saranno a vostra disposizione, come abbiamo fatto anche in passato, lo mandiamo alle strutture. Io ho chiuso e in coerenza, diciamo così, con il nostro Consiglio nazionale, l'ultima slide riporta... Grandissimo Vincenzo!